Ciao da Alessandro Lugli, benvenuti in un nuovo video sul Napoli di oggi 9 agosto 2024. Prima notizia, dal rinnovo all'addio quasi scontato. Cosa è successo con Fornuscio? In una decina di giorni è cambiato tutto. Il 28 luglio Michael Fornuscio firmava il rinnovo col Napoli fino al 2029, poi è stato ceduto all'Atalanta, ma la trattativa è saltata all'improvviso. Ora il centrocampista è comunque sul mercato e l'addio pare scontato con Lazio interessata. Cosa è successo? Perché un giocatore che sembrava poter rientrare nei piani tecnici di Conte, rivelazione dell'ultima stagione del Verona, autore di super gol, convocato da Spalletti per gli europei, è diventato un giocatore in uscita? Cos'è cambiato dal rinnovo ad oggi? La possibile alternativa a centrocampo blindato dal club a esubero improvviso, uno dei tanti. Lui intanto ha cancellato le foto con la maglia del Napoli dai social, chiaro indizio di un addio ormai imminente, di una separazione inevitabile, in attesa di capirne i motivi. Altra notizia, nessuna sorpresa con il Modena, già svelata la formazione titolare. Si avvicina il debutto stagionale del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport. La squadra che sfiderà il Modena non dovrebbe presentare sorprese. Meret in porta. Tris di difesa con Di Lorenzo, Rachman e Buongiorno. Linea mediana con Mattocchi, Anghisa e Lobotka e Spinazzola. Politano, Kvaratskhelia in attacco alle spalle di Raspadori. Altra notizia. Cambia il centrocampo del Napoli. A un passo due colpi in entrata e due in uscita. C'è un grande via vai nel centrocampo del Napoli in vista della prossima stagione, con due perni titolari nella mediana di Antonio Conte, ovvero André Zamba Anghisa e Stanislav Lobotka. Cambiano i backup, ovvero le alternative per la mediana del nuovo allenatore nel club di Ariosa De Laurentiis. Su Gianluca Gaetano il Parma in pressing, il giocatore preferirebbe però il Cagliari, ma serve l'intesa tra le società. La sorpresa è l'addio di James K. Just, l'ex giocatore del Reims è a un passo dal Bradford, prestito con diritto di riscatto, affare totale di 12 milioni di euro, lo svedese è pronto a salutare la Serie A. Arriva Brescianini, ci siamo per il centrocampista azzurra, il DS Manna ha fatto ulteriori passi in avanti col Frosinone per Marco Brescianini, per il cartellino del centrocampista scuola Milan gli azzurri hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, cifra molto vicina ai 12 richiesti dai sociali. Il giocatore invece aveva già dato il primo ok ad un contratto quinquennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca è dietro l'angolo. Dettagli per Gilmour. Il Brighton chiedeva 20 milioni di euro per il centrocampista Billy Gilmour. La richiesta è scesa da a 15 a 12 più 3 di bonus, si può chiudere. Non solo, sugli esterni si avvicina Davis Neres, esterno classe 97 del Benfica, valutato dagli Lusitani 25 milioni di euro. Altra notizia, Corriere della Sera, Osimhen partirà, ma De Laurentiis non vuole più aspettare. Antonio Conte, impaziente, spinge per avere una rosa completa fin da subito. L'obiettivo primario per l'attacco che resta Romelu Lukaku, a fare al momento tenuto in stand-by dalla mancata cessione di Victor Osimhen. A prescindere dai tempi dell'addio del nigeriano definito sicuro dalla Corriere della Sera, l'idea del Gazzurro è di provare ad avvicinarsi sempre di più a Big Room. Per ora l'offerta di De Laurentiis è di 25 milioni di euro più 5 di bonus, ma il Chelsea al momento ne chiede 35 più 5. Intanto dal Benfica in arrivo David Neres, 27enne giovane difensivo, anzi no, offensivo, brasiliano atteso a Napoli nelle prossime ore. Altra notizia, Lukaku e il Napoli mai così vicini. Distanza di 5 milioni per la fumata bianca. Antonio Conte non molla mai l'osso, specialmente quando è convinto di una sua scelta, perché sa che ne vale la pena. Per questo De Laurentiis, presidente del Napoli, sta facendo gli straordinari per riuscire a completare l'acquisto di Lukaku. Al momento, spiega l'edizione odierna del Mattino, il Chelsea non si scaglia dalla richiesta di 30 milioni per lasciar partire l'attaccante belga, a differenza del Napoli che non ha ancora scollinato la soglia dei 25 milioni proposti. Tuttavia, sottigliandola della distanza di 5 milioni, trasformando la formula in prestito oneroso, con riscatto a 27-30 milioni di euro, fissato tra un anno, l'affare si può chiudere. Altra notizia, il Paris Saint-Germain molla Osimhen, cambia obiettivo?
Non solo Osimhen, che resta un obiettivo concreto nonostante i passi in avanti siano pochi, ma il Torino dello Sport oggi in edicola spiega che il club francese guarda altrove ad altri attaccanti per il nuovo nome da regalare a Luis Enrique. Anche il Paris Saint-Germain si è tuffato nella corsa a Julian Alvarez, al nutrimento dell'Atletico di Madrid, e ciò significa che oltre ai silenzi strategici c'è dell'altro. Altra notizia, rifondazione in atto, dopo Cajus possono partire in quattro. Cajus venduto al Bradford, ma non solo, il wrestling del centrocampo della rosa del Napoli non è finito. Continua la trattativa con il Cagliari per Gianluca Gaetano, dopo la chiusura dei contatti con il Parma, e tra l'altro bisognerà risolvere in fretta anche la situazione di Michael Forluncio, passato in pochi giorni dal rinnovo fino al 2029 alla cessione improvvisa all'Atalanta sfumata per un click. Ora c'è la Lazio, ma non solo. La rifondazione non è finita e non finirà. Bisogna definire le situazioni anche di Khedira e Simeone. Questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per avermi seguito. Ciao da Alessandro Lurgi. Alla prossima. Forza Napoli.